cercando di vedere quali possono essere le risposte di un sistema regionale. Sicuramente quella del CAR-T oltre ad essere, come dire, un banco di prova, è stato detto fino ad ora, della nostra capacità di adattarsi all'innovazione che avviene ad una velocità per cui non siamo per niente allenati, però è anche un'altra cosa, è una situazione in cui una rete oncologica consolidata, efficace, riconosciuta può rappresentare un valore aggiunto. Che cosa voglio dire? E non lo dico Cicero Prodomo sua, ma perché di questo ne sono convinto. CAR-T che si cala in una realtà di tante aziende, come si dice, competitive fra di loro, è una realtà completamente diversa di CAR-T che entra in un sistema in cui c'è una rete forte con capacità di governo. Anche perché la rete oncologica, e in questo caso in senso più lato, la rete oncoematologica è essenzialmente squadra, e fare squadra significa essere in grado di fare sinergie, quindi significa mettere in piedi elementi di collaborazione nella filiera assistenziale, ma è soprattutto, dovrebbe essere, condivisione dei percorsi da parte di tutti gli attori del sistema. Cioè, io voglio pensare che sia che se ne parli a Fivizzano che a Firenze o a Pisa, su CAR-T tutti sostanzialmente si dica la stessa cosa, ovviamente con diversi livelli di competenza e di ruoli nel percorso. Ma la rete è anche valorizzazione dei centri di alta specializzazione, dei centri legati all'innovazione che proprio di fronte a situazioni di questo genere perdono la loro appartenenza all'azienda ospedaliera Careggi piuttosto che all'azienda ospedaliera Maier, ma diventano centri dell'intero sistema regionale. Quindi, su che cosa ci dobbiamo muovere? Primo, intercettare il bisogno in tutti gli snodi della rete. Un elemento di forza delle reti non è quello di curare dappertutto tutto, ma è di cogliere il bisogno, intercettare la domanda laddove questo si determina. Quindi tutti i nodi della rete distesi sul territorio devono essere in grado di capire cosa c'è e che cosa si deve fare. Due, protocolli di trattamento non solo condivisi, ma fortemente stringenti nei criteri di elezione. Questo è un elemento centrale, guardate, non per la tranquillità dell'intero sistema, non per la tranquillità dei cittadini, ma soprattutto per la tranquillità anche degli operatori che si trovano in prima linea di fronte ad una richiesta, una domanda forte. E l'altro è quello della individuazione dei centri di riferimento, delle loro caratteristiche e dei loro percorsi formativi, perché questo è fondamentale per il lavoro che si apprestano a fare. Come si identificano i centri di riferimento? Guardate, io sono convinto che si debba lavorare sempre sul combinato disposto di tre condizioni fondamentali, che sono: la prima, il volume critico di casistica, come diceva prima Piccolo non è bello, come in tutte ormai le patologie oncologiche ci sono dei volumi che ci danno la garanzia che le cose si possono fare meglio.
per una patologia drammaticamente diffusa come il tumore della mammella, abbiamo inventato le breast unit e abbiamo detto che non fai niente sulla mammella se non fai almeno 150 nuovi casi per l'anno. Bene, in una epidemiologia che è in forte cambiamento, probabilmente noi dobbiamo dire questa è la soglia. Secondo fattore è quello dell'expertise del professionista, che c'è, o si deve formare o si deve arricchire, ma le persone che si dedicano a questa attività devono essere persone, come dire, predisposte a fare questo. Terzo elemento è quello della dotazione tecnologica. Qual è la dotazione tecnologica? È sì la terapia intensiva, ma non è solo la terapia intensiva, è un humus complesso, articolato, che fa sì che alcune realtà ospedaliere sono diverse da altre realtà e devono svolgere compiti diversi da quelle di altre realtà. Questi sono, secondo me, i criteri in cui ci dobbiamo muovere, sapendo, e con questo davvero concludo, che quello che faticosamente cerchiamo di fare oggi sul tema CAR-T è in realtà il banco di prova su cui bisogna essere preparati domani per un mondo della terapia oncologica che, se solo ci guardiamo indietro di 10 anni, ha subito delle modificazioni non solo sul piano delle conoscenze biologiche, non solo sul piano del trasferimento dell'innovazione all'assistenza, ma anche e soprattutto sui temi dell'organizzazione, che fino a qualche anno fa erano impensabili. Grazie. Mattinata e intanto darei la parola a Claudio Favre, direttore del Centro di Eccellenza di Oncologia e Ematologia Pediatrica al MEIA, che è una grande istituzione e che con la leucemia linfoblastica acuta dovrà cercare di dire assolutamente qualcosa. Credo che sia uno dei centri, voi avete l'autorizzazione di sì, ce l'abbiamo. Di riferimento di quello. Sì. Prego. Buongiorno a tutti. Devo praticamente ringrazio di questo invito. È circa un anno da quando il professor Amunni e il professor Bosi mi invitarono, e già avevo tanta voglia di iniziare a occuparmi di CAR-T, e da un anno che si stimola la regione toscana è stata praticamente forse la prima o una tra le prime a deliberare qualcosa per questa nuova terapia. È veramente importante arrivare a questo punto e decidere qualcosa. Io spero che il Ministero possa decidere velocemente, perché per noi addetti ai lavori, io sono stato a una riunione al Ministero circa 4 mesi fa, ci fu una riunione accalorata, sembrava che fossero convinti di tutto, invece sono ancora lì ad aspettare. Però è importante per i nostri bambini, giovani adulti e per anche a qualche adulto di età più avanzata. E il mio ruolo oggi è di fare un po' da didattica, però vista anche la sede, e andrò su alcune cose velocemente. Questa è la prima diapositiva, è l'immune, è la risposta immuno-T mediata, che classicamente vengono attivati tramite il T-cell receptor e i linfociti, e poi i linfociti citotossici distruggono la cellula. Le strategie immunitarie sono, come ha detto anche il professor Amunni, state molto così stimolate negli anni passati, perché tramite anche diverse
strategia appunto anticorpi monoclonali, inibitori checkpoint che sono all'avanguardia, che ci stanno dando dei risultati, però dei risultati anche se sul melanoma importanti, sono risultati che allungano ma non danno una certezza della guarigione o speranza della guarigione, così come nel tumore del polmone. Questa è la terapia effettivamente CAR-T che ci dà entusiasmo, un entusiasmo notevole. L'immunoterapia può essere passiva, ma andiamo, vado avanti, visto che non sapevo qual era l'audience, quindi ho visto siamo più a livello, però qualcosa devo dire. Ci sono stati studi, come vedete, tanti farmaci che si stanno facendo e ancora sono studi che ci danno delle speranze importanti. Qui così potete vedere tutti i tipi di risposte che si possono avere sia con il TC receptor classico, sia con CTL4, sia con anticorpi monoclonali, ossia anche con anticorpi specifici come binatumomab, che si usa nella leucemia linfoblastica acuta dopo recidiva e che può essere da bridge prima del trapianto di midollo. Ma e poi, come vedete lì a sinistra, il sistema CAR-T. Le CAR-T cosa sono? Non sono altro che una un'intersezione di tre cose innovative, cioè che c'erano già: cellula, la terapia cellulare, l'immunoterapia e la gene therapy, cioè la terapia genica. Con questi tre campi si formano i CAR-T. A questo punto permettetemi di ricordare che la prima vera, quando ormai 35 anni, anzi quasi 40 anni fa mi sono occupato di trapianto, la prima vera terapia che il professor Bosi e i colleghi ci hanno entusiasmato era la terapia del trapianto di midollo all'epoca, che era effettivamente già una terapia cellulare, una terapia immune ed era una terapia genica. Ecco, da lì, da quei giorni lì, dal 1950, quando Donald Thomas, che era quel signore lì con la barba, il pinzetto bianco, che è diventato premio Nobel, e poi l'altro che sembra John Wayne più basso, che è George Santos, che, dove io sono stato 3 mesi a Baltimora, vice premio Nobel, il professor Marmon, che è il capostipite di noi trapiantologi italiani, a Genova, primo trapiantologo in Europa, e poi ho messo anche il professore Lucarelli, che ha sempre detto che la vera terapia genica, quando iniziò la terapia genica, tutti chiacchieravano, dice, ma guarda Claudio, mi faceva, la terapia genica è il trapianto, aveva ragione, perché era quella. Noi sostituiamo con le cellule che si dava ai nostri pazienti, si guariva malattie geneticamente congenite, come molte malattie del sangue. Quindi grazie a loro avevamo fatto un passo da gigante. Poi ci sono vari stati tentativi, immunoterapia qui, PD-1, eccetera, però devo dire che l'entusiasmo che ci hanno dato questi CAR-T non l'avevamo dai tempi del trapianto, e quindi ci ha stimolato un po' tutti noi. I primi esperimenti furono del 1993 di Escher, dove su CNAS ha pubblicato appunto questo lavoro, e l'intuizione è stata quella di unire la specificità dell'anticorpo per riconoscere il tumore con l'efficacia dei linfociti T, le cellule del nostro sistema immunitario modificandosi e educandosi a riconoscere appunto questi particolari recettori. I CAR-T sono veicolati frammenti di DNA all'interno dei linfociti con la terapia genica, in modo da insegnare loro a riconoscere antigeni tumorali specifici per ogni tipo di tumore.
Si chiamano chimerici perché i linfociti sono geneticamente ingegnerizzati in laboratorio in grado di attivare risposta citotossica e di uccidere cellule tumorali. La costruzione, come avviene questa costruzione? I linfociti normali presi dal sangue del paziente, cosiddetti armati con un recettore assemblato appunto in laboratorio, sono più mirati e potenti dei T-cell receptor classici innati, cioè il T-cell receptor è il recettore che ne abbiamo innato noi. È detta appunto chimerico perché c'è una porzione di anticorpo che riconosce il target tumorale con grande specificità e poi c'è una porzione intracellulare che stimola la cellula T ad attivarsi appunto in maniera più aggressiva rispetto a T-cell receptor, perché T-cell receptor non ce la faceva a attaccare più di tanto i tumori, poi ve lo dirò. Appunto, per superare questa tolleranza tumorale, il tumore di solito fa sì che ci sia un'energia, cioè che ci sia poca risposta dal punto di vista delle T-cell receptor, cioè delle cellule T normali. E quindi queste appunto queste cellule T sono ingegnerizzate in laboratorio con segmenti di DNA messi appunto tramite dei vettori e questi vettori sono frammenti variabili a catena singola di anticorpi monoclonali. In questa maniera così i CAR-T riconoscono direttamente gli antigeni sulla superficie cellulare senza dipendere dalla presentazione mediata dall'MHC, cos'è le molecole complesse di istocompatibilità. Vi spiego, per quanto riguarda T-cell receptor normale, quindi per l'immunità innata, c'è bisogno di avere un riconoscimento che dipende dall'istocompatibilità. Invece col sistema CAR-T possiamo attaccare qualsiasi cellula specifica e quindi gli innumerevoli tipi di tumore perché evitiamo l'MHC. Questo è molto importante appunto perché il sistema passando dall'MHC c'era questa immunotolleranza, cioè l'immunotolleranza del nostro corpo verso il tumore continuava a crescere. Questa è la struttura complessa dei CAR-T. Come vedete c'è un ectodominio che va al di fuori della cellula ma è attaccato alla cellula, c'è la membrana e c'è quindi la transmembrana e dentro la cellula c'è l'endodominio. Nell'ectodominio c'è un antigene di riconoscimento che lega un segmento peptidico che dirige la nascente proteina dentro il reticolo endoplasmatico, uno spacer che rende il recettore più disponibile per il legame e poi c'è una regione di riconoscimento dell'antigene che consiste in una singola catena variabile appunto che è una proteina chimerica fratta da catene pesanti e leggere delle immunoglobuline, di solito sono o pesanti e sono insieme queste due e poi c'è un link. C'è poi la transmembrana e dobbiamo usare il dominio CD28 perché è più stabile rispetto al CD3Z che è più innato e che non è raccomandato, non ha la risposta come CD28. Dopo questo, il riconoscimento dell'antigene da parte dell'ectodominio, cioè la porzione esterna, quest'ultimo trasmette il segnale di attivazione dentro la cellula all'endodominio terminale citoplasmatico, il recettore, che può perpetuare il segnale all'interno del linfocita per molto tempo. Questo è importantissimo. Quindi l'endodominio è costituito da molecole costimulatorie che sono appunto molecole costituite da membri della famiglia del tumor necrosis factor receptor che promuove appunto una più alta attività e più alta secrezione di interleuchina 2 e interferon gamma e quindi una più alta proliferazione, più alta abilità citotossica, quindi di uccidere le cellule tumorali, grazie al rilascio di granzimi e perforina. Queste sono le diversi CAR-T, c'è stata la prima generazione, come dove c'erano pochi domini,
La seconda sono stati aumentati i domini che hanno aumentato sia la citotossicità, la proliferazione, la secrezione di citochine e la resistenza. E così anche con la terza e la quarta, ora siamo arrivati alla terza. I farmaci attualmente in commercio sono di terza generazione, la quarta saranno il futuro per ora. Ecco, questo è un altro esempio. Qui voglio sottolineare la diversità appunto fra le diverse terapie adottive, che la prima era fatta dai TIL, che sono i linfociti filtranti il tumore, cioè quando c'è un tumore i linfociti nostri dell'organismo vanno verso il tumore, circondano il tumore. Allora si prendeva, si isolava queste cellule, prendendole direttamente dal tumore, venivano espanse e rinfuse in vivo. Questa è la prima. Ora i TIL vengono fatti, le ultime dall'ASPE e dall'ASCE, che sono i congressi internazionali più importanti, si sta vedendo che stanno ingegnerizzando sempre di più anche questi TIL per farli più forti. I T-cell receptor venivano invece presi o vengono ancora presi per questa immunoterapia direttamente con aferesi, e i CAR, che sono i T-cell receptor più forti, più armati, come ho detto, anche questi vengono presi tramite aferesi, cioè tramite una raccolta al centro trasfusionale. Qui è quello che vi ho detto, più o meno la ripetizione della diversità fra i TIL, i T-cell receptor therapy e il CAR therapy. E questa va bene, va avanti, il CAR che attacca la cellula tumorale dopo che ha avuto l'incontro col recettore della cellula tumorale, il CAR è forte e attacca. Ecco, per rifare un po' riassunto un po' come avviene il percorso, tutto il percorso. Noi abbiamo il paziente che necessita di questa terapia, e poi parleremo quali pazienti. Il paziente necessita di questa terapia, allora gli facciamo una leucoferesi, come vi ho detto, e gli prendiamo le cellule a un centro trasfusionale accreditato. Queste cellule vengono congelate dopo la leucaferesi, quindi raccolte dal paziente, messe congelate in azoto liquido e poi gassoso, e inviate al laboratorio dove vengono ingegnerizzate. Una volta arrivate al laboratorio c'è una espansione delle cellule e c'è soprattutto anche una trasduzione, una trasfezione della parte molecolare di quelle molecole che devono andare tramite un lentivirus dentro la cellula T, e poi trasdotte e diventano CAR T, cosiddette CAR T. Una volta poi espanse, e quindi un numero notevole di cellule ottenute, la sacca di queste cellule riparte del paziente, riparte e ritorna al centro di provenienza dove viene curato il paziente. Quindi parte dall'ospedale, va al laboratorio esterno o negli Stati Uniti o in Europa dove vengono ingegnerizzate queste cellule, ritorna da noi o dove viene curato il paziente per poi riessere iniettate al paziente. Da lì poi c'è anche poi tutta la procedura di controllo post iniezione. Ecco, questo è quello che vi ho detto, di nuovo non sto a guardare i particolari, quello più o meno quello che dicevo. Allora, anche qui è riassunto la procedura dei CAR T, si fa la feresi, si va avanti e poi dopo la selezione dei linfociti del paziente stesso, le sfere immunomagnetiche rivestite con anticorpi anti-CD3, perché i linfociti hanno questi antigeni CD3 e CD28, i linfociti T. Poi o l'impiego di antigeni presenti in sé, cioè cellule che presentano l'antigene, si espandono e si fa anche poi dopo l'espansione attraverso un bioreattore e dopo avere trasfettato e trasdotto con la terapia genica queste cellule.
ciò se sono stato chiaro, però si parte di nuovo, per ripetervi, da tutto questo, cioè si parte da dopo che si è prese le cellule, si devono trasfettare, cioè mettere dei piccoli pezzettini di DNA dentro i linfociti T citotossici, che diventano appunto più attivi e più aggressivi verso il tumore. Ecco, praticamente, come vedete, c'è il virus che trasfetta la cellula e poi attacca il tumore, e il tumore va in necrosi e muore. So se avete visto un po'. Ecco, oggi quindi, dopo questa didattica, gli studi clinici. Ci sono due farmaci autorizzati in Europa e ci hanno portato, come ti dicevo, all'entusiasmo, noi ematologi specialmente, perché sono autorizzati per la leucemia linfoblastica acuta di tipo B e per il linfoma diffuso a grandi cellule, oltre al primitivo del mediastino. Uno di questi farmaci è Tisagen Lec Leucelle, difficilissimo nome, che viene dato da 1,5 milioni di milioni fino a 6 per 10 all'ottava cellule in infusione endovenosa dopo che è stato appunto espanso e ingegnerizzato nel laboratorio. Questo è tutto il percorso che da cardiologi a rianimatori, agli infettivologi, a neurologi. Questa, proprio questo prodotto ha subito anche una validazione attraverso dei protocolli di studio, il primo studio appunto sulla leucemia linfoblastica acuta e leliana, che è stato fatto in numerosi centri negli Stati Uniti e in Europa, e questo è stato fatto per pazienti giovani, cioè pediatrici o giovani adulti, e ha portato, come vedete, a dei risultati abbastanza promettenti. Questa appunto è la curva di questo studio, dove la remissione è stata ottenuta in una percentuale dell'82%, e c'è anche una curva che sembra stabilizzarsi sui 40-50, forse qualcosa di più a secondo certe statistiche, però io voglio essere proprio obiettivo nel dire che sul 40% possiamo essere abbastanza onesti noi addetti ai lavori. 40% vuol dire che questi pazienti che avevano fatto magari trapianto di midollo e quindi non avevano quasi più nessuna possibilità, una leucemia linfoblastica acuta dopo che aveva eseguito un trapianto di midollo allogenico, a un secondo trapianto non è che porta a guarigione, può solo allungare la sopravvivenza, ma purtroppo il paziente, e quindi immaginate anche i nostri bambini, i nostri giovani adulti,
il paziente non ha più possibilità di vita, è solo un rimandare tutto, magari anche con farmaci costosi. In questo caso invece possiamo dare una possibilità forse di guarigione, ecco quello che è importante. Lo stesso, i linfomi che entrano in questo tipo di terapia sono linfomi che sono o resistenti o recidivati, più che hanno già fatto più linee di terapia, e questo può dare anche a questi pazienti una speranza di vita. Ci sono state poi uno studio appunto sui linfomi, questo su da 18 ai 65 anni, il Juliet è sempre della Novartis, che ha portato anche in questo caso a dei risultati incoraggianti, e che sono stati selezionati in questo studio particolari pazienti. A questo proposito vuole dire che la selezione che dovremo fare noi dovrà essere una selezione molto accurata, perché se il paziente può essere eleggibile secondo questo protocollo, può anche darsi che questo paziente non sia effettivamente idoneo a subire una terapia così importante. Questa decisione va presa tra noi clinici, e in Toscana è stata creata appunto dalla regione una commissione di esperti, siamo circa una decina di esperti, che dovranno decidere se fare o meno quella terapia a un paziente o a un altro, perché questa è appunto una terapia talmente costosa, ma bisogna appunto fare una selezione molto accurata, perché fare un paziente o dare questa terapia a un paziente magari si può fare solo del male, e a volte non è il caso, a volte proprio molti non hanno la possibilità di eseguire anche per altri problemi questa terapia. E queste appunto sono le risposte dello studio, e come vedete le curve sono anche, sembra effettivamente migliori, queste sono curve però della Novartis, però sono curve che anche a livello internazionale sono state pubblicate su riviste internazionali come New England Journal of Medicine. Come vedete la differenza è quello che dicevo prima, è che se noi utilizziamo pazienti che hanno raggiunto una buona risposta, abbiamo più possibilità di guarigione e quindi una curva molto migliore rispetto a quelli che hanno problematiche. E l'ultimo curva, e anche questo invece è l'altro farmaco in commercio della Gilead, e anche questo è rivolto a pazienti con linfoma, quindi adulti da 18 a 65 anni. Come vedete, questo pubblicato, e sono curve abbastanza promettenti, però dobbiamo avere ancora delle evidenze non indifferenti. Perché questo vi dico? Perché se io vado a vedere questo abstract, che ve l'ho riportato in piccolo, che però non riesco a leggere nel qui o nel là, però me lo ricordo. Questo è un abstract fatto dall'MD Anderson, che è il centro più importante forse al mondo, uno dei centri insieme a Seattle, a Baltimore, eccetera. Si vede che qui hanno messo fra leucemie e linfomi una serie di pazienti che è oltre 600, se non mi ricordo male. Come vedete, come vedo male anch'io, sono 636 pazienti. Di questi 636 hanno avuto una buona risposta, però bisogna mettere in conto che abbiamo avuto un totale di 129 morti e 95 morti per non progressione di malattia, quindi sono morti per in evidenza risposta non adeguata al trattamento, hanno avuto quindi delle tossicità riportate appunto
come la sindrome del rilascio di citochine o neurologiche, tossicità ematologiche. Quindi un NRM, cioè una malattia non correlata a questo tipo di infusione, che non è indifferente. Quindi una valutazione è importante su questo, su questi risultati del MD Anderson, perché come ho detto ancora dobbiamo valutare. Però quello che voglio sottolineare è che sì, ci sono state morti correlate, ma anche quando noi tanti anni fa, fino a 20 anni fa, facevamo il trapianto, il consenso informato che veniva fatto firmare ai pazienti leucemici era che avevano una possibilità di morte correlata al trapianto e non per la malattia, quindi agli effetti collaterali del trapianto, anche sul 20%, quindi più o meno quello che si evidenzia con questa terapia. E poi bisogna anche sottolineare che questi pazienti si rischiano un 15% di tossicità e di morte, e poi questi sono dati anche retrospettivi, quando ancora non si attuava altre procedure per evitare queste tossicità, ma il rischio vale la candela, nel senso che questi pazienti non hanno altre possibilità se non che questa terapia. Qui appunto è il confronto che avevo fotografato.